Una grande soddisfazione anche se Cividale non annovera nomi famosi per la 2, è una squadra che è veramente squadra tutto tondo, una squadra che già ci aveva messo in difficoltà in Supercoppa, una squadra che conosciamo bene, un gruppo affiatato, che credo il pubblico abbia capito come stanno giocando veramente insieme. Si passa la palla senza nemmeno guardarsi, c'è un grande affiatamento, questo è merito ovviamente di Pilastrini che per 3 anni è su questa panchina e quindi ha creato un gruppo veramente solido. Noi abbiamo dovuto tirare fuori veramente le unghie e giocare a pallacanestro ad alto livello per poterli battere, perché non era facile limitarli a livello difensivo, in quanto sono tutti atleti, tutti ragazzi che magari perdono anche qualche centimetro rispetto ai nostri, ma tutti estremamente più rapidi. Quindi avevamo grosse difficoltà, nella marcatura uomo, abbiamo provato anche con la zona, ma anche lì, era dura, e alla fine credo che i nostri veterani, i nostri americani, uniti a Riccardo, hanno fatto veramente la differenza. È chiaro che tutti hanno visto la buona partita di Andrea Calzavara, ma devo dire anche l'apporto di tutti gli altri. Avevamo una rotazione 8, non è stato facile perché ci vuole tantissima energia, ma devo dire che nel momento che contava la squadra si è fatta sentire, si è passata la palla e ha trovato quei canestri che ci sono mancati un po' soprattutto nella prima parte. Dobbiamo maturare in questo, però è anche vero che siamo alla seconda di campionato e però siamo sulla strada buona. Sicuramente credo che la gente si sia divertita, anzi ringrazio il San Pietro che ha portato tanti ragazzi giovani, speriamo che sia stato un bel messaggio per tutti noi e per loro e quindi è stata una bella partita, devo dire molto bella, molto combattuta. Alla fine sono contento, ripeto, perché nel momento che contavo abbiamo stretto le maglie, abbiamo fatto vedere dei buoni canestri corali e in particolare i nostri americani ci hanno dato quella qualità che era mancata magari nei primi minuti.